Onorevole Paolo Romeo, sì, una serie di forum, un forum per discutere di quella che sarà l'area metropolitana. Lei è l'anima di questa così definita, ma da più parti detto l'anima, il fautore soprattutto di questo progetto. Beh, a prescindere dal ruolo, che è un modesto ruolo di, diciamo, animatori a tanti altri operatori del territorio, ad associazioni culturali che si sono messe assieme per avviare una riflessione su questa grande opportunità che è rappresentata dalla istituzione della città metropolitana, diciamo, a prescindere da questo è chiaro che una città metropolitana non è una realtà istituzionale che viene costruita dall'alto, è impostato la legge istitutiva in modo tale da richiedere una costruzione che parta dal basso, perché pone al centro la legge della istituzione la elaborazione di un piano strategico della città metropolitana, a cui seguono poi tutta una serie di altri adempimenti che sono lo statuto e quindi la governance di questo territorio, ed un piano strategico che noi riteniamo essere un patto forte tra territori dell'area della provincia di Reggio Calabria, ma soprattutto un patto forte tra gli imprenditori, gli stakeholder del territorio e le istituzioni. Ed è un processo che si deve costruire dal basso e siamo in grosso ritardo rispetto a questo. L'iniziativa assunta appunto dalle associazioni culturali di Reggio Nord, dagli imprenditori di quel territorio che hanno elaborato un documento che porteranno alla valutazione del convegno del 22 e 23 aprile alla provincia di Reggio Calabria, ha voluto fortemente promuovere a monte una riflessione sul territorio, sulle quattro aree dell'intera provincia, per dire svegliamoci, nessun dorma. Diciamo appunto nell'introduzione di questo convegno c'è un grosso ritardo, è necessaria una forte mobilitazione per avviare un grande processo culturale attraverso la costituzione della città metropolitana, perché soprattutto creare una città metropolitana significa avviare un grande processo culturale, soprattutto realizzare un orgoglio e un'appartenenza al territorio della città metropolitana e quindi un senso civico nuovo, un senso di appartenenza. E in questa direzione, ad esempio, io sono uno dei fermi sostenitori della opportunità che bisogna sconfiggere l'idea o la paura che la istituzione possa per legge in questi primi quattro anni essere una realizzazione regiocentrica, un governo del territorio. La paura dei sindaci di questo territorio. Ed è vera, è fondata, anche perché nel 1927, quando si realizzò la Grande Reggio con l'annessione di 14 comuni, in effetti Reggio operò politiche regiocentrico, facendo diventare periferia tutti gli altri 14 comuni che erano stati annessi. E però non bisogna, dinanzi a queste paure, stare lontani. Anzi, bisogna attivarsi per capire quali sono i meccanismi per impedire, al di là delle dichiarazioni, che ciò avvenga. Ed è chiaro che la migliore garanzia che i territori della provincia di Reggio, nell'interesse del governo di una città metropolitana, è quella di realizzare e di costruire un piano strategico che costituisca a monte il patto tra i territori, nel senso che i territori stabiliscono prima ancora della loro istituzione ciò che deve fare, ciò che è vocato un territorio, e quindi la responsabilità del governo di quelle politiche sull'intera città metropolitana, perché il piano strategico è uno strumento che vincola chi governa al suo rispetto, ed è un piano strategico triennale che annualmente deve essere attualizzato per volere di legge. Quindi la migliore garanzia delle realtà della provincia è quella di procedere tempestivamente, di pretendere che a monte ci sia questo patto molto chiaro tra i territori in ordine a ciò, alla vocazione che ciascun territorio deve avere, quindi un programma di riassetto territoriale che valorizzi i territori.